Ciao cartucciari, questo è un altro video di quelli dove vedrete solo le mie mani e fidatevi, è meglio così, l'altro era quello sulle cartucce. E oggi voglio presentarvi il G-Bros Adapter di 8BDoo. Questo non è un video sponsorizzato, io questo l'ho comprato 2 anni fa, quindi non sono neanche delle prime impressioni, ma è semplicemente un consiglio se foste possessori di una Switch e aveste anche un po' di altri pad di varie generazioni. Allora, che cosa fa questo adattatore? La sua primaria funzione è quella di convertire i pad del GameCube per la Switch in wireless, ma quei geniacci della 8BDoo hanno aggiunto un'altra porta dall'altro lato che, se non riconoscete al primo colpo, quindi voi noteranno che è la stessa che c'era sotto i telecomandi della Wii e che poi è stata comunque utilizzata anche per NES Mini, SNES Mini e tantissimi altri pad da usare anche col Wii U o anche solo i pad Pro della Wii stessa, infatti si attaccavano sotto il telecomando con la stessa presa. Wow, che polvere! A occhio nudo non è visibile, che bello! Guarda che schifo, guarda qua, che bello! Questo simpaticissimo oggettino da meno di 20 euro oggi può convertire i pad che voi avete già, ovviamente uno alla volta, o GameCube o l'altra porta, per Switch. Può essere anche utilizzato con Windows, infatti la S sta per Switch, la X sta per X input di Windows, ma non l'ho mai provato in quel senso perché non gioco praticamente mai su PC e quindi non ne parlerò oggi. Funziona con 2 batterie AA o 2 batterie ricaricabili, non ho trovato indicazioni contrarie alle batterie ricaricabili che sono da 1,2 volte invece che 1,5, ma speriamo, per adesso non mi è successo niente. Vediamo adesso, passiamo un attimo in rassegna tutto quello che potete attaccarci e che cosa, come funziona in realtà, perché già vedendo il pad del GameCube, anche qui queste fantastiche macro svelano tutta la schifezza che, oddio, vi accorgerete che per esempio rispetto a un pad Pro che comunque della Switch, ripetiamolo, costa 70 euro, se avete già dei pad del GameCube, beh, potreste comprarvi l'adattatore, quello a 4 entrate USB, ma non farebbe tutte le cose che questo adattatore fa. Per esempio, mappando i tasti del GameCube su un pad Pro ce n'è uno che manca, perché questo adattatore si mostra la Switch come se fosse un pad Pro. Quindi voi potete, con una combinazione di tasti che credo sia AX, ABX, LR, switchare tra 2 configurazioni, quella in cui LR sono effettivamente LR o quella in cui questi sono ZL, ZR e questo è solo ZR. Questo perché chi lo vuole usare con Smash vorrebbe per esempio parare o diciamo mappare i tasti in modo diverso, oppure a volte servono ZL, ZR. Infatti, quando è che servono ZL, ZR? Quando si gioca alla Virtual Console per tornare al menu, e qui salta subito all'occhio il problema. Nonostante voi possiate usare, infatti invece di comprare il dispendiosissimo pad Nintendo NES Switch, possiate usare quello del NES Mini, come si fa a uscire dal menu? Come si fa quando non si è in game? Perché tutti i tasti in game sono mappati, ma poi... 8BDoo tra l'altro questa cosa non l'ha assolutamente documentata, io l'ho scoperta. Schiacciando select e start insieme a caso o con rapida pressione, non lo so, effettivamente dà l'effetto di un colpo di ZL, ZR. È un difetto, è un glitch, non lo so, io l'ho sempre usato così e mi esce fuori il menu. Questo è un po' meno un problema con il pad del SNES Mini, perché da qualche tempo sulla Switch è stato messo un firmware che vi permette di rimappare qualsiasi cosa tranne le direzioni. Oltretutto alcuni tasti non presenti sui pad sono mappati qui, perché il tasto cuoricino è home e il tasto stella è per fare le snapshot, le screenshot, davvero di tutti i tasti che potevano mettere, ma a qualcuno piace. E questo è il tasto per il pairing, ma questo non è un tutorial. Questo può veramente diventare un modo per aggiungere un pad vero e non 2 Joy-Con, che non me ne vogliate Joy-Con, però a volte siete veramente piccoli e scomodi, alla propria Switch. Tant'è che in tantissimi negozietti dell'usato, i pad così della Wii, che hanno i loro anni ma tenuti bene, si trovano, e questi non hanno nessun problema di mappatura dei tasti perché tutti i tasti sono presenti, ZL, ZR e LR. Hanno i 2 analogici, certo in questa posizione, non invertiti il pad e l'analogico sinistro,
e hanno il tasto home, hanno tutto quello che serve, quindi la mappatura è perfetta. L'unica cosa è che se mai fosse richiesto di premere in giù gli analogici non si può, questi pad non ce l'hanno, e questi non hanno la vibrazione. Ma sapete cos'ha la vibrazione che viene trasferita dal nostro amico Ebidu? I pad del GameCube, esatto! Al costo di perdere un L, un R, uno ZL, ZR, mi si sta inceppando il cervello a forza di dirlo, i pad del GameCube hanno un'ottima vibrazione, certo non è quella super high, non mi ricordo cosa, della Switch, ma è comunque una vibrazione che viene trasferita dal protocollo Switch a questo simpatico adattatore. E ragazzi, è tutto qui. È vero che ci sono i joystick tipo questi, economici, senza vibrazione, niente, formato Switch, ma sono quasi tutti, correggetemi se sbaglio, col filo, mentre questi qui, che erano fatti per il telecomando della Wii e che hanno un cavo cortissimo, voi li attaccate qui, questo ve lo appoggiate vicino alle cosce e basta, ed è comunque wireless fino a 6 metri. E oggi è ancora più utile da quando la Switch permette di rimappare tutti i tasti. Aveste anche solo uno SNES Mini, io per esempio utilizzo il joypad del SNES Mini, che è fantastico, la sua croce direzionale, l'ergonomicità è migliore poi ovviamente a tutti i tasti, però quando ci gioco alla Virtual Console del NES, A e B sono mappati in questo modo, mentre a me piace, come tanta altra gente in realtà, avere A e B su questi, quindi B su Y e A su B, ce la posso fare. E adesso si può, e voilà, la mia marchetta finisce qui. Ripeto, non è un video sponsorizzato, è semplicemente un consiglio, a me questo prodotto piace un sacco, ce l'ho da 2 anni, eccetera eccetera. Fatemi sapere qui sotto nei commenti i vari dubbi che avete, se qualcuno di voi è rimasto fortemente deluso, mi piacerebbe davvero sapere perché, che io lo uso per esempio, è il mio modo di giocare a Smash. Sono contentissimo che trasferisce anche la vibrazione, l'ho già detto, ciao, iscrivetevi, campanella, vi giuro che prima o poi riusciremo a fare di nuovo dei video a 4 live, quello che è, lo so, lo sto promettendo da 6 mesi, non lo so, cioè, sto pandemia, ciao.